Al Salone del Libro c'è un rumore di fondo che rimbomba, che entra dappertutto perché qua è tutto aperto. E questo rumore di fondo fatto dal sovrapporsi di mille parole, di mille incontri, di chiacchiere, di scolaresche che sciamano trasportate qua da insegnanti che così si liberano per un giorno dall'obbligo di insegnare e fanno una gita, questo rumore convoca due riflessioni. La prima, che in questo luogo in altri tempi ci sono stati altri rumori. Il rumore sociale della produzione, dove qua si producevano le merci, il rumore sociale dei rapporti di lavoro, delle possibilità che succedono nei luoghi in cui si lavora, che succedevano, e forse c'è stato anche il rumore di una rivolta per cambiare il rumore di fondo di quelle vite in altro modo. L'altra considerazione è dove ci porterà questo rumore di fondo del Salone del Libro, in cui nulla si capisce perché tutto si mischia e i dibattiti vengono inquinati dal fiume in piena delle persone che ci passano intorno ed è difficile capirlo. Le parole sembrano tutte parole di incontri inutili, mancati, un po' nevrotici. Mi fa piacere che oggi sono di buon umore, quindi l'ho visto positivo anche il rumore di fondo dal Salone del Libro. Non capisco nulla.